o in figure differenti, disposte a momenti differenti, diciamo l'aspetto contemplativo e l'aspetto attivo della stessa persona. L'interpretazione tradizionale di questa, di questo passo evangelico è tende diciamo, a mostrare il primato della vita contemplativa o comunque l'importanza attribuita a Gesù di un'attenzione, di un ascolto puro, disinteressato, non affaccendato, di contro all'attivismo sicuramente positivo, sicuramente buono, che però si perde, diciamo, la parte migliore, cioè non si rende conto che in questo circolo, in questa circuitazione necessaria e vitale tra azione e contemplazione, che sono un po' come la inspirazione e la espirazione, o in termini cinesi lo yin e lo yang, che non possono stare distinte, non ci può essere l'una senza l'altra, però potremmo dire in questo circolo, in questo circuito si entra, la porta principale d'ingresso è la contemplazione. Non è disgiunta dall'azione, ma perché l'azione sia veramente efficace e pura deve essere corroborata, animata dalla contemplazione. E quindi appunto, l'episodio vede Gesù dire: sì, Marta, fai bene, perché Marta se la prende, se vi ricordate un po', con la sorella, dice: sì, io qua faccio tutto il lavoro, preparo da mangiare, porto i piatti in tavola, e intanto tu sei lì ad ascoltare. Generalmente la risposta di quando Marta dice: Signore, comandale di aiutarmi, e Eckhart dice: non disse questo per risentimento, ma piuttosto per affettuosa benevolenza dalla quale era spinta. Dobbiamo chiamare questa un'affettuosa benevolenza o un'amabile punzecchiatura. Vedete anche la sensibilità e il calore di Eckhart nel restituire questa scena. Perché dice, pagina 264-65, perché Marta vide che Maria si inebriava dalla gioia per la soddisfazione di tutta l'anima. Marta conosceva Maria più di quanto Maria conoscesse Marta, perché aveva a lungo rettamente vissuto, ed è la vita a fornire la conoscenza più nobile. Quindi anche qui, piano piano, Eckhart dice: è vero che Marta ha questa, dà questa immagine di attivismo, è vero che Maria sa contemplare, ascoltare le parole di Gesù, ma è la vita a fornire la conoscenza più nobile. E lo dice lui, che è un domenicano, professore universitario, che è una delle persone più colte del suo ordine, che aveva già avuto anche importanti incarichi. Quindi è uno che sa che cosa vuol dire lo studio e l'erudizione, e dice però è la vita a fornire la conoscenza più nobile. Non sono i libri, non è semplicemente l'ascolto della parola, ma è un'esperienza incarnata. La vita fa conoscere la gioia e la luce meglio di tutto quel che si può raggiungere al di sotto di Dio, e in certo modo più puramente di quanto possa concederlo la luce dell'eternità. La luce dell'eternità ci fa conoscere sempre noi stessi insieme a Dio, ma non noi stessi senza Dio. Quando invece si admira solo se stessi, si coglie meglio la differenza tra il simile e il dissimile. Così stava la cosa con Marta, qualche riga sotto. Per questo ella disse: Signore, comandale di aiutarmi. Come se avesse voluto dire: a mia sorella sembra di poter fare tutto quello che vuole, ma solo mentre siede presso di te nella tua consolazione. Ecco, potremmo dire, un rischio possibile della contemplazione. È il motore vitale di ogni azione, è ciò che ci permette di purificare ogni cosa, ma al tempo stesso il rischio è che solo in quel momento ci sembra di essere nella consolazione. Solo quando facciamo zazen stiamo veramente bene, e quindi non vorremmo mai smettere di fare zazen, almeno quando poi non abbiamo più male alle gambe. E questo è il problema anche di tanti monaci giapponesi nei monasteri, che stanno talmente bene nella dimensione dello zazen che non vorrebbero mai uscirne, dover rimettersi nel mondo, rimettersi a fare cose nel mondo. Sì, però
Però ed è una cosa che a me piace molto di questa corrente, è anche l'esaltazione dell'importanza di qualsiasi cosa si faccia. Certo, certo. Cioè che se tu mentre stai scopando la casa, stai facendo come se non solo zero. Esatto, no, ma è proprio quello infatti. Sì, è proprio quello infatti il succo del discorso, ma il rischio per chi pratica la meditazione, per chi legge i testi o medita, diciamo, prega, è di non voler nemmeno più spazzare le foglie, perché si sta talmente bene in meditazione che diventa quasi anche una forma di presa di distanza dal mondo. Dobbiamo saper anche vedere, diciamo, i rischi insiti per poterli possibilmente evitare. Ma, allora, ma se uno deve dire che mentre scopa sta facendo zazen, non ha ancora capito. Quando scopa, scopa, basta. No, è cosa che devo sempre dire in confessione io, eh. Dice, non ho messo Dio al primo posto. Ah, ma c'è un secondo posto, io dico subito. No, non c'è che un posto quello che stai facendo in quel momento. Non ho messo Dio al primo posto. Ma c'è un secondo posto. Ossia, volevo dire che ha lo stesso valore, cioè così è una pratica anche quella. È la vita che chiede questo e chiede quello. Quindi vale anche stare lì seduti. Beh, Dog non è scritto che l'istruzione è il cuoco zen. Sì, 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 cucinare. Certo, certo. No, ma infatti io qui leggendo Eckhart mettevo in evidenza il fatto che anche chi sa l'equivalenza, l'importanza di ogni gesto, però è anche consapevole che in qualche momento della nostra vita tendiamo a privilegiarne qualcuno rispetto ad altri e magari a cadere in questa specie di orgoglio spirituale che ci fa dire pregare è meglio di spazzare, meditare è meglio di cucinare, mentre appunto ogni cosa ha suo tempo e ogni cosa ha il suo posto. Allora, Marta, dice Eckhart, quando chiede a Gesù di richiamare Maria è come se dicesse: falle riconoscere se è davvero così, se è veramente presso di te nella tua consolazione, ordinale di alzarsi e di andarsene da te. D'altra parte questo era tenero amore, anche se non espresso nel senso abituale. Maria era così piena di desiderio che bramava senza sapere cosa e desiderava senza conoscere che cosa desiderava. Noi, qui appunto Eckhart che prende, come dire, un po' la parola per dire la sua opinione, noi nutriamo il sospetto che essa, che la cara Maria, sedesse là più per il piacevole sentire che non per il profitto spirituale. Ecco qui quel rovesciamento dell'interpretazione generale che assegna a Maria, tra virgolette, il primo posto, la palma di colei che ha accolto veramente il meglio di Gesù. Ecco qui il gesto di Eckhart comparabile al gesto di Dogen quando riporta i detti dei maestri rovesciandoli. Cioè io ho il sospetto che in realtà in quel sedersi accanto a Gesù, anche se Gesù dice Marta, Marta, guarda che Maria ha capito la cosa migliore, forse Maria non aveva esattamente capito cosa c'era di così profondo nel suo essere lì. Non era lì tanto per il profitto spirituale, ma soprattutto per il suo piacevole sentire. È per questo che Marta disse, Signore, comandale di alzarsi, perché temeva che Maria si arrestasse in questo piacere e non procedesse oltre. Quindi qui Eckhart sta mettendo in bocca a Marta o nella sua testa qualcosa che immediatamente non coglieremmo dall'episodio evangelico e che in genere nessun predicatore aveva immaginato. Cioè tutta questa sovrainterpretazione, se vogliamo, costruita ad hoc da Eckhart per dire in realtà Marta aveva un obiettivo ancora più elevato. Allora Cristo le rispose e disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, una sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore che non le verrà mai tolta. Queste parole Cristo le disse a Marta non in modo di biasimo, ma piuttosto come risposta e consolazione che Maria sarebbe diventata come Marta desiderava. Maria era sulla strada giusta, anche se non era ancora come Marta.
Questo, devo dire, io ho usato con mia zia questa parabola per tutta la mia adolescenza per dire, vedi che faccio io bene a studiare, perché mia zia era proprio, la chiamavamo donna prassede a casa, come nel Manzoni, perché iperattiva, curava il giardino, io invece non avevo mai voglia di tagliare l'erba, di irrigare, stavo a leggere. E dicevo sempre con questa parabola, con questo episodio, dicevo, vedi, sono io che ho capito, tu sei iperattiva. Poi ho iniziato a leggere, scoprire Eckhart e mi sono dovuto un po' frenare. Perché appunto, perché Cristo dice Marta, Marta? E qui c'è anche tutta una sua interpretazione sul duplice appellativo. Chiamare due volte per nome significa intensificare il rapporto con la singolarità. Lasciamo perdere questa parte, ma andiamo più avanti direttamente alla dov'era? Beh, quello, se volete, potete leggerlo, ma indicava con ciò appunto che Marta possedeva pienamente tutto quel che esiste di beni temporali ed eterni. Marta da un punto di vista temporale, da un punto di vista della quotidianità, Marta da un punto di vista spirituale. Quindi questo duplice, quando chiama per nome Gesù, scrive Eckhart, non lo fa mai a caso, è perché sta intensificando il rapporto, sta dicendo qui io ti sto guardando negli occhi e nel cuore, stabilisco, ti chiedo di incontrarmi veramente. E chiamare due volte per nome appunto è una sorta di duplicazione di questa unione tra materialità e spiritualità. Tali persone, ecco, alla fine di pagina 267, ma un'opera si esegue dall'esterno, un'attività al contrario quando ci si adopera dall'interno con riflessiva circospezione. Ecco, Marta non sta semplicemente facendo un'opera esteriore, dice Eckhart, e quando Gesù la chiama due volte è come a voler sottolineare questo. Quindi vedete qui tutta la creatività, l'inventività di Eckhart nel trovare significati che magari non ci sono direttamente nella lettera del testo, ma che fanno affiorare, fanno continuamente sgorgare, zampillare nuove possibilità creative di rapporto con il mondo. Marta sta eseguendo un'attività interiore, dando da mangiare, preparando la tavola, facendo i mestieri. Il rischio è che invece quando noi stiamo facendo un'opera, un'attività interiore, quando preghiamo, quando meditiamo, in realtà la stiamo solo facendo esteriormente. Si può fare qualcosa di apparentemente interiore in modo esteriore, in modo sterile, e si può fare qualcosa di apparentemente esteriore, potremmo dire umile, ordinario, in modo tale da farlo diventare un'esperienza di spirito, un'esperienza profonda, un'esperienza trasformativa. Le persone che non riescono a vivere la profondità anche nei gesti più umili e ordinari, dice Eckhart, stanno presso le cose e non nelle cose. Mentre, appunto, se noi riusciamo veramente a entrare in accordo con ogni gesto, allora in qualche modo è come se noi fossimo con Gesù anche quando Gesù non è lì e parla. È come se noi fossimo con Gesù accanto a Lui qualunque gesto appunto stessimo facendo. Il problema è che ci sono forme di mediazione, qui introduce un nuovo tema tra pagina 267 e 268. Essere vicini a Cristo, essere nella prossimità dello Spirito, significa necessariamente essere anche nella mediazione. Non possiamo avere un contatto diretto, totale, assoluto o immediato. Ci sono due tipi di mediazione, dice Eckhart. La prima è quella senza cui non posso giungere in Dio. È l'operare l'attività nel tempo
e questa non sminuisce l'eterna beatitudine.